Ciao ragazze e bentornate nel mio canale. Oggi unboxing del sito BBCraft. Prima di Natale avevo ordinato da loro in collaborazione alcune cosine. Mi sono arrivate solo adesso, che è il 3 di gennaio. Ha impiegato un bel po' di giorni, tenete conto ovviamente di tutte le festività fra Natale, il Capodanno, il primo dell'anno, quindi anche il sabato, la domenica, quindi è normale che ha impiegato tutti questi giorni. Però di solito i pacchettini mi arrivano sempre in 7-10 giorni lavorativi ed è normalissimo che adesso ci sia stato questo piccolo ritardo. Ho ordinato esattamente 7 prodottini, ve li mostro ed eccoli qua, questo è il pacchettello. Io già ho curiosato all'interno del pacco. Qui c'è sempre la bolla con i relativi codici e i 7 prodottini appunto scelti. E quindi adesso vi illustro cosa ho scelto dal sito di BBCraft. Giù nell'info box vi linko sempre tutti i prodottini con i relativi link. Il primo prodottino scelto dal sito di BBCraft è questo qui. Questo è il codice, sono dei componenti per orecchino placati in oro 18 carati della Bene Create. Questo è appunto il cartoncino e questo sono i componenti. Ve li inviano all'interno di questa scatolina in plastica e questi sono i componenti ed eccoli qui, sono davvero molto lucidi e ben fatti, adatti per le lavorazioni in brick stitch, ma possiamo decorarli anche in altri modi e nel tutorial in collaborazione con BBCraft vi mostrerò come li vado a decorare. Sono presenti esattamente 30 pezzi all'interno della box e sono tutti ben lucidi e ben fatti. Dopo li aggiusto all'interno della scatolina. Questo era il primo articolo appunto scelto dal sito di BBCraft. Il secondo articolo sono questi qui, sono dei pendenti in acciaio inossidabile 304. Questo è appunto il codicino. Sono presenti 72 pezzi all'interno della box. Un attimino che tolgo il tutto dalla scatola, marchio Pandaol Elite, e questa è appunto la box con tutti i vari pendenti. Ci sono diverse forme, sono esattamente 6 forme, ve le mostro. Allora c'è questa qui che è un ovale grande, poi c'è l'ovale piccolo, aspettate che è cascato, eccolo qui. Poi c'è il tondo piccolo, sempre con foro. C'è il tag davvero molto carino e piccino. E poi c'è il tondo grande. E infine il cuoricino. Come vi dicevo prima, sono esattamente 72 pezzi. E sono tutti quanti in acciaio inossidabile 304. Questo è appunto il secondo prodottino. Poi ho preso questi. Allora, questi sono degli anellini in acciaio. Questo è appunto il codice. Sono esattamente 500 pezzi. Sono degli anellini aperti in acciaio inossidabile con colorazione appunto oro. Siccome li avevo terminati, li ho ripresi nuovamente perché mi trovo benissimo con questi anellini. Poi ho preso questi 3 timbri. Allora, questo qui è appunto un timbro da 6 mm della Bene Create e questo è appunto il simbolo del cuoricino. Questo è il risultato e questo è il timbrino. Sono davvero ben fatti. Pesano un pochino perché ovviamente sono in acciaio, davvero molto molto carini. Questo è il primo, questo è il secondo codicino ed è il simbolo dell'infinito ed eccolo qua. E poi il terzo, questo è il codice, questa è la stellina.
Questi timbrini servono anche per punzonare questi pendenti in acciaio che vi ho mostrato prima, quindi in un video in collaborazione con la BB Craft andremo a sperimentare con questi timbrini. E poi infine ho preso questa pinza, questo è il codice, è una pinza della Bene Create, aspettate che la tolgo dalla bustina, ed eccola qua. Davvero bellissima questa pinza, la desideravo tantissimo, è adatta per realizzare anellini dai 3 mm ai 10 mm, ma è adatta anche per realizzare diverse lavorazioni in wire e non vedo l'ora di utilizzarla. In passato avevo preso sempre in collaborazione con BB Craft questa pinza con sempre della Bene Create con le punte ganache in plastica e mi sono trovata davvero benissimo, quindi sono davvero di ottima qualità queste pinze, ve le straconsiglio. Inoltre questi erano tutti i prodottini appunto che ho scelto dal sito. Vi ricordo che sul sito le spese di spedizione sono gratis per ordini superiori ai 25 dollari, quindi spulciate per bene il sito, giù nell'info box vi metto anche i link di tutti i prodotti che ho preso io dal sito, se vi interessa qualche prodotto quindi andate a curiosare. Con questi materiali andrò a realizzare due tutorial, quindi seguite il canale, attivate la campanella, io come sempre vi saluto, un bacione e alla prossima con nuove creazioni. Ciao!